Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi 10 prodotti make-up che utilizzo tutti i giorni. Ho fatto questo video solo riguardante il make-up e poi sicuramente farò anche dei prodotti che utilizzo tutti i giorni per la skincare. Vi ho già fatto anche la mia routine estiva, sicuramente fra un po' farò anche quella autunno-inverno perché mi sono accorta che un po' sta cambiando comunque. E niente, vi mostro tutti i prodotti. Il primo prodotto che vi mostro è questo. Questa è la Shadow Insurance di Too Faced nella versione mini. L'avevo trovata nel set di Natale scorso con una palette. Dentro ci sono 5 grammi di prodotto e 12 mesi di PAO. Comunque io lo sto utilizzando da 4-5 mesi e sembra interminabile, l'ho quasi finita, ci sono proprio gli sgoccioli. Mi trovo benissimo perché uso, mi basta pochissimo per tutta la palpebra e il trucco mi dura tutto il giorno. Gli ombretti vengono praticamente presi benissimo, non va nelle pieghette, quindi sicuramente quando la terminerò la riacquisterò, anche se ne ho un'altra, sempre versione mini, però della nuova versione della Shadow Insurance. Comunque ve la consiglio, non so se quando terminerò entrambe poi acquisterò anche quella in size più grande perché costa un po'. Poi, sempre per la base, sto utilizzando questo fondotinta. Questo fondotinta è della Deborah, è lo 01 della Perfect and Natural. Praticamente è un fondotinta che è un SPF 15 che è uscito qualche mese fa, prima dell'estate, e che praticamente è una coperenza media ed è senza siliconi, petrolati, parabeni e acrilati, cioè praticamente è un fondotinta bio. Questo è stato il mio primo fondotinta bio di quelli che ho provato. Dentro ci sono praticamente 30 ml di prodotto, quindi una quantità normale per un fondotinta e 12 mesi di PAO. Allora, praticamente l'avevo provato un po' prima dell'estate e non mi era piaciuto. Poi lo sto riutilizzando da circa un mesetto. Oppure l'ho utilizzato qualche volta la sera durante l'estate quando non faceva troppo caldo, perché d'estate tendo a non utilizzarlo il fondotinta. Comunque, inizialmente non mi piaceva, un po' l'ho rivalutato. Allora, per utilizzarlo al meglio, seguo alcune tecniche. Innanzitutto bisogna dire che non ho mai utilizzato un fondotinta completamente bio e quindi magari non sono abituata al tipo di fondotinta. Io innanzitutto lo shakerò molto bene perché ho notato che a volte sembrava quasi un po' più liquido se non lo shakeravo prima. Questo non so se ve l'ho detto, il numero 01, quindi è quello più chiaro, va benissimo per il mio colorito di pelle, pure anche adesso che non ho perso tutto il colore perché comunque io non mi sono abbronzata. Poi praticamente anziché prendere una grande quantità e poi metterlo direttamente sul viso, ne prendo una pochissima quantità in un dito e lo spalmo con l'altra mano sul viso perché ho provato col pennello, ma non mi piace col pennello perché avendo una pelle un po' secca, se metto troppo prodotto oppure lo metto col pennello, mi evidenzia le pellicine che magari posso avere, pur comunque non avendo più la pelle secca come ce l'avevo prima, però secondo me questo non è un fondotinta adatto a chi ha la pelle secca, ma soprattutto chi ce l'ha mista oppure grassa, perché comunque l'effetto è naturale e mi piace l'effetto che fa, però se tendo ad avere un po' più di pellicine si vedono molto di più rispetto a quando non utilizzo il fondotinta, quindi diciamo un po' così per questo. Non lo so se lo riacquisto sinceramente. Un altro prodotto che utilizzo tutti i giorni è questo. Questo è il mio correttore preferito, è quello della Maybelline, l'Anti-Age. Io uso la 01 Light e dentro ci sono 6,8 ml di prodotto e ha 6 mesi di PAO, sicuramente lo conoscerete tutti. Alcune persone diciamo che non utilizzano questa spugnetta perché magari si sporca, però io lo richiudo sempre subito, non mi ha dato nessun problema né di screpolatura né di irritazione qua, quindi per adesso lo utilizzo con la spugnetta. Come vedete sono a buon punto comunque perché ce n'è meno di metà. Lo sto utilizzando da circa più di 6 mesi, almeno 7 mesi lo sto utilizzando. Però lo utilizzo tutti i giorni, per i trucchi di tutti i giorni mi trovo benissimo perché anche per me che ho una pelle secca, comunque non me la secca qua, non mette in evidenza le pellicine. Per fissarlo utilizzo la cipria che vi mostrerò dopo.
Niente da dire, mi trovo benissimo. Ne ho già acquistato un altro che ce l'ho di scorta perché l'ho trovato scontato e quindi ne ho voluto approfittare perché mi piace tantissimo. Del mio correttore preferito, infatti, utilizzo solo questo e tutti i giorni questo. Avevo provato qualcuno in diciamo cremoso, sia in pot, sia praticamente dell'essence. L'avevo provato in stick. Però questo è quello preferito mio, anche perché è liquido e secondo me è meglio proprio per il fatto che sono con la pelle così secca. Poi sto utilizzando tantissimo questo. Questo è praticamente un fissante per le sopracciglia che io utilizzo prima di mettere la matita per le sopracciglia. Praticamente c'è questo scovolino qua. Praticamente è trasparente, è della Essence e faceva parte della collezione Little Eyebrow Monsters. Si chiama, è la 01 Hold Them in Place, ma ce n'era solo uno nella collezione ed era quella collezione dedicata a tutte le sopracciglia. Dentro ci sono 10 ml di prodotto e ha 6 mesi di PAO. Io lo sto utilizzando tantissimo tutti i giorni. L'unica accortezza è che la passo subito dopo aver fatto la base per lasciarla asciugare, perché sennò praticamente sono molto bagnate e passare la matita non mi piace. Ho provato a passarla dopo aver messo la matita, ma si è sporcato lo scovolino e mi piaceva l'effetto che faceva. Invece, passandolo prima, lasciandola asciugare e poi mettendo la matita, l'effetto mi piace tantissimo, mi tiene ferme le sopracciglia. Considerate che io passo pochissimo la matita, non ho bisogno di ridisegnare le sopracciglia perché ce le ho abbastanza grosse. E quindi praticamente me le tiene comunque ferma pur essendo abbastanza folte le mie sopracciglia, quindi mi piace tantissimo. L'unica cosa è che non c'è in linea permanente, quindi non saprò dopo se quale acquisterò. Sempre della Essence, mi piace tantissimo questo che ha fatto parte anche dei top di settembre. Infatti, mi piace tantissimo. Se vi interessa, vi lascio giù nell'info box il link a quel video. Comunque, questa è la matita della Lights of Orient, anche questa è di un'edizione limitata. Si chiama Brow Shaper, è della 01. E praticamente è una matita che del mio colore perfetto delle sopracciglia. La sto praticamente finendo, sono proprio alla fine. E questo è il colore della matita ed è perfetto per le mie sopracciglia. Io avevo acquistato anche quella leggermente più chiara, però sicuramente non è perfetta come questo. Questo è proprio il colore delle mie sopracciglia. Praticamente io riempio i buchini che ci sono nelle sopracciglia ed è un effetto abbastanza naturale, mi piace tantissimo. Prima utilizzavo una di Kiko, ma questa è la mia preferita. Sicuramente quando la termino, prima utilizzerò l'altra che avevo acquistato, pur essendo un po' più chiara. Ma poi dopo proverò qualche altra matita, sempre di Essence, per vedere se mi trovo bene con me questa. Poi utilizzo sulla palpebra questo ombretto. Questo è lo 04 Sweet Like Chocolate, sempre di Essence, ed è Love Nude e Shadow. Praticamente dentro ci sono 1,8 grammi di prodotto e 18 mesi di PAO. Ed è un ombretto cotto che mi piace tantissimo, che c'è in gamma permanente, quindi lo trovate ancora. Mi piace tantissimo sia nella piega, sia la maggior parte delle volte che faccio il trucco in nude. E questo colore la utilizzo anche come base. Dopo aver messo la base di Too Faced, metto la base e poi magari sopra sfumo il colore dell'ombretto che voglio mettere sopra. Mi piace tantissimo, cioè si vede anche dal grado di utilizzo. Ve lo consiglio anche per il prezzo che ha. L'ho utilizzato anche oggi nel trucco di oggi. Mi piace tantissimo, ve lo consiglio comunque. Sicuramente quando lo terminerò lo riacquisterò, se esisterà ancora, perché non so quando lo terminerò, perché comunque abbastanza, pur non essendo tanto, ne basta pochissimo. Io non avendo la palpebra molto grande, basta poco poco e coloro tutta la palpebra. Poi utilizzo sempre di Essence, cioè mi sto accorgendo che ci sono tantissimi prodotti Essence. Questa cipria qua, questa è la cipria traslucida della collezione Valentine Hookers, che è uscita lo scorso San Valentino, ed è la 01 Guys Allowed Not. E dentro c'erano 8 grammi di prodotto e 24 mesi di PAO. Non c'è anche questa in gamma permanente, infatti voglio provare quella di Essence, anche della nuova collezione, praticamente della cipria traslucida. Come vedete è quasi finita praticamente, non ha colore, mi piace tantissimo perché fissa il trucco, lo tiene fermo tutto il giorno. E non si vede, quindi mi piace tantissimo, mentre le altre cipre magari si vedono
e soprattutto per me che ho una pelle secca, le altre tendevano un po' a cambiare il colore del fondotinta, invece questo non si vede, quindi è perfetta. Ve la consiglio, il problema è che non c'è, quindi ho guardato anche il sito di Cosmetic for Less, non c'erano più disponibili, quindi vedrò cosa fare dopo. E niente, poi gli ultimi due, no, gli ultimi tre prodotti. Allora, utilizzo tutti i giorni questo illuminante che faceva parte del mio progetto and pen e che sono praticamente l'ho finito. Era di una vecchia edizione limitata di Kiko, l'avevo pagato 2-3 euro, come vedete non ce n'è più, ed è l'illuminante che utilizzo tutti i giorni. Sto provando a utilizzarlo anche fino alla fine e mi piace tantissimo. È un effetto abbastanza naturale, pur vedendosi comunque questo qua. Lo utilizzo tutti i giorni sul naso, qui sull'arco di Cupido e qua sulle guance. Sicuramente lo vedete qua sulle guance tantissimo. Mi piace tantissimo. Mi dispiace che sia finito, anche perché ho provato altri illuminanti. Non mi trovo bene come mi trovo con questo. Però è finito e quindi niente. No, sono contenta che l'ho finito anche perché per il fatto che sta comunque sicuramente già scaduto e se no magari puzzava e l'avrei buttato. Invece così l'ho utilizzato tutto. L'ho utilizzato circa 8 mesi per riuscire a finirlo, perché comunque l'avevo utilizzato pochissimo e utilizzavo tutti i giorni, sempre come vi ho detto qua, qua e qua. Mi piace tantissimo, è finito, utilizzerò l'altra miriade di illuminanti che ho. Questo mi piaceva perché era sia abbastanza stratificabile, poi abbastanza naturale. Se lo volevate che si vedesse molto di più, ne mettevate altro. Però non c'è, non so se ci sia in gamma permanente. Per chi ha, chi ce l'ha, gli consiglio di rispolverarlo. Poi ho gli ultimi due prodotti. Anche questi due fanno parte dei top di settembre. Sono questo blush qua, che è il Blush Illuminating Indicatrice, dentro ci sono 7 grammi di prodotto e ha 18 mesi di PAO. È un blush abbastanza naturale, come vedete si vede tantissimo che l'ho utilizzato, infatti sta perdendo già il disegno, e l'ho acquistato circa 2 mesi e mezzo fa. Lo sto utilizzando tutto il mese di settembre, l'ho utilizzato, lo utilizzo tutti i giorni come blush, diciamo da tutti i giorni, anche per uscire la sera comunque lo utilizzo. È un blush stratificabile, non ha un solo colore, ma io li mischio tutti. E questo colore qua è naturale, quindi va benissimo. Del blush che ho oggi nelle guance, però si può utilizzare anche non da tutti i giorni perché comunque si vede e mi piace molto, cioè nel senso che rimane nelle guance. Non ve l'ho detto, il numero 010 è Nuts About You. Ed è della linea permanente, quindi questo lo trovate sicuramente anche perché fa parte dell'ultima dell'edizione dei prodotti Catrice che sono usciti questa primavera estate, quindi lo trovate sicuramente. E niente, io lo utilizzo tutti i giorni, sia per uscire che da tutti i giorni, di mattina, di sera. Mi piace tantissimo, rimane tantissimo nelle guance, considerando che appunto a me non rimangono alcuni blush nelle guance e che di solito utilizzo sempre blush tendenti al fucsia e al rosa, ed è una delle poche volte che quelli nude mi piacciono e che si vedono comunque soprattutto. E poi l'ultimo prodotto, come dicevo anche questo è un top di settembre, lo sto utilizzando tutti i giorni ed è un bronzer della collezione Lights of Orient del 01 Sun Kissed Beauty, cioè quello più chiaro. Questo se non sbaglio c'è ancora nel sito di Cosmetic for Less. Dentro ci sono 8 grammi di prodotto e ha 12 mesi di PAO. Mi piace tantissimo, come vedete lo sto strautilizzando. Lo utilizzo praticamente in questa parte qua, infatti si vede la differenza del disegno. Praticamente va benissimo per chi ha la pelle molto chiara come la mia. E niente, io lo utilizzo per fare leggero contouring qua e poi lo sfumo col pennello che utilizzo per il blush per amalgamare un po' il tutto. E niente, mi piace tantissimo, ve lo consiglio se lo trovate. Non so se lo trovate qui in Italia, però forse il sito di Cosmetic for Less mi sembra che l'ho visto. E niente, c'è anche l'illuminante al centro, però quello non l'ho mai utilizzato, l'ho utilizzato solo come bronzer. Va benissimo perché ha la pelle chiarissima come la mia, che dove non c'è bisogno, cioè non possiamo mettere tantissimo bronzer molto forte perché sennò si nota il colore, quindi
Mi piace tantissimo, io tendo a fare solo un poco poco contouring qua nelle guance al di sotto e basta, non lo faccio neanche qui perché boh, mi piace solo lì. In realtà non lo utilizzavo prima il bronzer, da pochissimi mesi che lo sto utilizzando e questo se lo trovate comunque ve lo consiglio. E niente, questi sono tutti i prodotti che sto utilizzando di make-up durante gli ultimi mesi, l'ultimo mese e mezzo. Fatemi sapere cosa state utilizzando voi, se conoscete questi prodotti, come vi siete trovati, se vi siete trovati bene o male, se mi consigliate altri prodotti da utilizzare tutti i giorni che magari voi utilizzate, se fate il video simile a questo, mettetemi giù il link, sicuramente lo guarderò. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e a presto, ciao!